siamo a Mantova, in via Pisacane 1, di fronte al parco dei martiri del fiore, anche proprio qui davanti, nascosto dalle piante, c'è il monumento dedicato ai martiri del fiore, da cui vi ricordo anche Don Bartolomeo Grazioli, che a Montichiari ha proprio delle borse di studio ogni anno dedicate agli studenti universitari. E qui ci troviamo nella sede della Società Scientifica per la Salute, di cui è presidente Enzo Bottura, e qui c'è il 20° incontro meeting 09, che non è solo, come scritto qui, dedicato all'aviazione, ma che è dedicato ai villaggi dei sogni e dei talenti. Ecco, per cui entriamo adesso in queste. Oggi è sabato 12 dicembre 2009, sono circa le 14 del pomeriggio, l'open day è iniziato alle 11 questa mattina. Ecco, qui abbiamo una prima mostra, le macchine volanti in Italia, ecco, che già avevamo visto nell'altro meeting di ottobre a Ghedi. E qui vi faccio naturalmente una passata veloce, perché poi sarete invitati ogni volta nei singoli convegni, che sono parecchi, previsti anche nel 2010, non si parla solo di aeronautica, chiaramente, ma anche di altre situazioni, ecco, tra cui l'archeologia, la Croce Rossa. Il mente però non fa male, va bene. Ecco, questo è l'ingresso. Qui abbiamo diversi pannelli anche in questo caso, non è solo un convegno per proiezione di filmati, ma anche una presenza di libri. Ecco, qui abbiamo alcuni libri, il codice Acquarosa, le protagoniste delle edizioni Comedit di Brescia, protagoniste che per il momento qui si parla di Brescia, Bergamo e Milano, ma altri sono in atto, non è escluso persino il Mantova o Parma, dove adesso abbiamo questo calendar show ancora per domenica 13 e domenica 20, con cui il 09 collabora. Ecco. Qui, ripeto, non abbiamo soltanto libri, anche proiezione di filmati. Ecco, è pronto infatti il DVD, Un sogno che vive, di cui viene proiettato in questa sala messa a disposizione dalla Società Scientifica di Mantova. Ecco, viene presentato il DVD, appunto, Un sogno che vive, nel quale si trova anche il famoso video del 1909 e altre situazioni. Viene annunciato anche lo 09 Open Day di giugno al campo di volo La Zappaglia. Ecco, abbiamo questi filmati, altri modellini, gli stessi modellini che abbiamo visto anche a Ghedi, esposti anche questi. C'è anche un piccolo buffet. Dove ci vanno e vengono fino a questa sera, che è il libro di Eugenio Siroli sulle rotte di Gabriele D'Annunzio. Ecco, sapete che abbiamo fatto un gemellaggio anche come con la città di Pescara, in quanto Pescara è città d'annunziana, città dove è nato Gabriele D'Annunzio. Brescia è la città dove D'Annunzio fece il suo primo volo nel 1909. Qui alcune belle fotografie del campo di volo a Zappaglia, ricordo l'incontro di giugno, sarà straordinario, perché vedrete i modellini anche del primo villaggio dei sogni e dei talenti, che poi You Dream Village, che poi è il senso di questo nuovo ciclo del Comitato 09. Ecco qua, bellissima questa fotografia, ripeto, 09 non è solo volo,
Questo è il marchio di Udren Village, che vedrete presto anche in internet. Per il momento il sito è questo, www.udren.info, dove potete cogliere alcune informazioni, ma viene continuamente aggiornato, però già vi potete avere alcune considerazioni importanti. Ecco, questi invece sono alcuni dei quaderni, copertine di quaderni che hanno creato il libro, lo splendido libro di Enzo Bottura, che il volo nei quaderni di scuola, un libro splendido che vi invito ad avere. Sono circa 500 copertine di quaderni dedicate alla storia del volo, a partire proprio dalla prima guerra mondiale in poi. Un libro veramente straordinario, unico. Ecco, le copertine che vengono qui riportate sono proprio le copertine che il nostro amico Enzo Bottura possiede proprio come originali. Ecco, è una situazione pertanto in continua evoluzione. Ecco perché verranno fatti anche altri libri. Questa è la mostra, questo è il campo di volo di Brescia Montichiari, dove nel 1909 avvenne il primo circuito aereo internazionale, alla presenza di Gabriele D'Annunzio, di Franz Kafka, di Puccini, di Toscanini, di Guglielmo Marconi, del Re d'Italia e di tanti altri personaggi. Qui ci sono alcune presentazioni delle attività che sono state fatte in questi due anni, davvero straordinarie. Ecco, questo è Flavio e Valeria Taino, titolari del campo di volo Zappaglia, dove a giugno ci sarà questo grande evento di carattere internazionale, dove non solo si volerà, ma ci sarà anche musica con i Beatles in Italia, con il nostro amico Rolando Giambelli. Tutto questo è il libro che ha dato il via a tutti questi eventi, la storia dell'aeroporto di Montichiari, con questo manifesto che è il manifesto del 1909, la storia del volo in 200 anni. Ecco, questo libro lo trovate, ancora qualche copia lo trovate rivolgendovi a 09. Ecco, pertanto vi invito a partecipare ai prossimi incontri, ai prossimi convegni, ed in particolare nel campo di volo La Zappaglia a giugno, ma sul sito internet www.udren.info troverete anche i prossimi appuntamenti. Ecco, per cui da Mantova, da via Pisacane, per il momento il vostro Mario vi saluta. Allora lui decide di fondare la